Ciao ragazzi, come state oggi? Vi chiedo già scusa per la mia voce, ma ieri sera ho fatto molto tardi. Per l'esattezza sono andata a ballare, cosa che non succedeva da un secolo, quindi la mia voce è scomparsa e ho dormito fino alle 5 del pomeriggio. Shame on me, vergogna su di me. Comunque, torniamo a parlare della recensione di oggi, che finirà ovviamente tra quelle di Natale. E questo è un prodotto del Disney Store e come potete vedere è enorme. Noto solo adesso lì quei poveretti sono caduti uno addosso all'altro. Bene, ora sono a posto. Davanti a voi c'è una scatola enorme che è quella della nuova Rapunzel Singing Deluxe Doll, cioè che è una Rapunzel cantante deluxe, quindi è altissima, 40 cm, come una vera Limited Disney. E quando l'ho vista davvero sono rimasta molto colpita dai dettagli che ha questa bambola. Sembra quasi, tra virgolette, una Limited Edition. Almeno da qui il vestito sembra fantastico, anche la sua acconciatura. L'ho pagata 40 euro, ma ora è in sconto ed è abbastanza difficile trovarla nei Disney Store, proprio perché è così bella. La scatola è molto grande, qua c'è scritto Rapunzel, consigliata dai 3 anni in su, c'è scritto Disney Store. E qui c'è anche questo nastro per portare in giro la scatola e per renderla anche più bella. Qua ci sono tutti dei ghirigori che richiamano un po' Rapunzel, almeno credo. Sono dorati, quindi dico di sì, non ne sono sicura, ma ok. Qui scendiamo e vediamo sempre Rapunzel, che è bellissima, guardate. Oh, guardate quanti dettagli ha il suo vestito. Qui c'è scritto Rapunzel's hair lights up while she sings, cioè che i suoi capelli si illuminano mentre canta, proprio come nel film. Intanto la mia voce è andata, scusate. Qui c'è il warning che dice che se avete meno di 3 anni potreste soffocarvi, non so esattamente come, infilandovi tutta la bambola in bocca, cioè non lo so, però insomma è meglio scrivere queste cose. Qui c'è un piccolo Pascal. Oh! Una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplessa è che il Try Me è qui e c'è un filo, come potete vedere, che entra fino alla bambola. Infatti la cosa un po' triste se siete dei collezionisti è che la bambola canta e si illumina solamente per 10 secondi. E non fa l'intera canzone se non la tirate fuori dalla scatola. Quindi o la tirate fuori e poi la rimettete dentro, ma non potrete più usare il Try Me perché finché non togliete questi fili, lei non canterà tutta la canzone, si rifiuta. Quindi purtroppo è così. Io pensavo che lei cantasse And at last I see the light, cioè la canzone quando lei è con tutte le lanterne sulla pagoda, posso chiamarla pagoda? Non lo so, whatever, con Flynn, perché ha i capelli raccolti come in quella scena del film, ha la lanterna come in quella scena del film, e invece no, canta la canzone di quando guarisce con i suoi capelli, e la cosa mi ha lasciato abbastanza perplessa. Per una volta che potevano farle cantare la canzone giusta perché lei è vestita così, no, ne hanno scelto un'altra, che io adoro, però insomma, perché Disney? Perché? In ogni modo, ecco qui cosa potete sentire dal Try Me. E basta, per il resto dovete toglierla fuori dalla scatola. Non l'avrete visto bene perché ci sono tutte le mie luci, ma si illuminano i suoi fiorellini sui capelli e anche la lanterna che ha in mano. Questo è il retro della scatola, e sinceramente non è nulla di che. Rapunzel's hair and lantern lights up. La lanterna di Rapunzel e i suoi capelli si illuminano. Qui ci dice la stessa cosa, anche se ce l'ha appena detta a pochi centimetri indietro. Chissà perché, forse perché ci credono idioti, non lo sapremo mai. E qui un'immagine del prototipo della bambola, perché poi adesso mi sembra un pochino diversa. Non è più così. Ma ok. E qui c'è il prezzo, era 45,90 euro, quindi prima vi ho detto una castroneria, fantastico. In compenso ora è in sconto a 35. Negli store è davvero difficile trovarla e su quello online c'è solamente Ariel. Io l'ho trovata qui al mio Disney Store di Milano, erano appena arrivate, ma penso siano finite abbastanza in fretta. Nel caso seguite il mio Facebook e vi dico se compare sul sito o se è ancora disponibile nel mio store di Milano. So che è stata vista anche a Roma e mi pare a Firenze e a Bologna. Questo è il lato della scatola e c'è questa silhouette di Rapunzel molto carina con la sua firma, perché se andate in un parco Disney e chiedete al figurante di Rapunzel di firmare, lei firmerà così. Ok? Ora io e Forbice la toglieremo dalla scatola e come sapete le bambole del Disney Store sono sempre molto difficili da deboxare, mi fanno sempre venire un grandissimo nervoso. Dillo a me che devo tagliare tutto. Comunque ci proveremo, probabilmente ci metteremo 1 ora e mezza, quindi ci vediamo dopo il cut. Ok, Houston, abbiamo un problema. Ma prima parliamo un secondo dell'unboxing. È stato un pochino meglio rispetto a quello solito Disney Store, ma comunque Disney Store deve ancora fare passi da gigante. E in ogni modo, sì, Houston, abbiamo un problema. Sì, il problema principale è che lei è enorme.
Quindi non ho nessuno stand che la regga perché pesa tantissimo. Quindi ho dovuto mettere dietro un prodotto Ever After Eye che recensirò presto. Penso che molti di voi abbiano già capito cos'è. Non volevo togliervi la sorpresa, ma in ogni modo, whatever. Insomma, questa è Rapunzel fuori dalla scatola. E ora cerchiamo di operarla e toglierle i fili che le hanno infilato dietro per farle cantare solo l'inizio della canzone. Esattamente, la cosa mi inquieta un po', ti dirò. Ok, dovrebbe essere sul retro della bambola. Sì, vedete, questo è il bottoncino che attivava la canzone da fuori, vedete? Quindi dobbiamo aprirle il vestito. Il filo è attaccato qui e penso che basti tirare. Oh, sì, esattamente. Il circuito è stato tolto, quindi ora canterà l'intera canzone. Qui c'è lo speaker da cui esce la musica. Qui, un po' nascosto, c'è anche un bottone on-off, quindi potete spegnerla quando volete. Spesso, se la trovate già attiva nel negozio, io vi consiglio di cambiare le batterie perché potrebbe non funzionare benissimo. L'unico accessorio che arriva con questa Rapunzel è ovviamente la sua lanterna. È fatta abbastanza bene, ma come potete vedere all'interno si nota tantissimo qualcosa che si muove. Io pensavo fosse una lucina LED, non lo è, ma è semplicemente un connettore elettrico che fa attivare Rapunzel. In realtà è la mano di Rapunzel a illuminarsi, non è una lucina LED dentro la lanterna. C'è questo cosino che semplicemente attiva la mano di Rapunzel. È un pochino brutto da vedere qui che si muove, è un pochino inquietante, sembra che ci sia un insetto dentro. Penso che si possa rompere anche facilmente, questo potrebbe non far partire più la vostra Rapunzel, quindi state molto attenti. Per il resto è abbastanza carina, quindi come dicevo ricordate che è la lanterna a far partire Rapunzel a cantare, quindi senza la lanterna Rapunzel non canterà, quindi mi raccomando non perdetela se no siete fregati. Questo è il viso di Rapunzel ed è un pochino vacuo e perso, non è malissimo, non mi lamento insomma. Wow! Mi sembrava che fossi io a avere le traveggole, invece era proprio lei che si muoveva, stava crollando, fantastico. Questo è il suo viso e come stavo dicendo prima che crollasse è un pochino vacuo, non è troppo espressivo o altro, però non mi lamento insomma per essere una Rapunzel delle ultime generazioni, in realtà è fatto piuttosto bene, anche le sue lentiggini, e ora io sono qui con le mie luci da studio e non c'è già più luce, quindi lo imbruttisce, ma in realtà è abbastanza carino dal vivo, anche perché è un viso molto grosso, è identico a quello di una bambola limited edition. Se siete piccoli e state guardando questo video e i vostri genitori non vi vogliono comprare una limited, penso che questa bambola sia davvero una buona soluzione, perché il vestito è veramente fatto bene, ora lo vedremo. E se volete potete anche metterci, come ha spiegato mio amico Toy Expression, lascerò il link qua sotto, un card qua sopra al suo canale, potete anche metterle le ciglia finte, quindi farla assomigliare ancora di più a una limited. Come avrete notato i suoi capelli hanno dei tinsel, che sono questi filini dorati nel suo caso, e la sua acconciatura è davvero accurata, come potete vedere ci sono anche diverse trecce più piccole, proprio come nel film. E poi ha i fiori che si illuminano quando canta. Qui ha degli altri fiori incastonati. Gli unici che si illuminano sono quelli rosa, ovviamente. E poi la sua trecciona finisce qui. Arriva alla fine del suo vestito ed è tenuta in place, cioè in questa posizione, grazie a questi elastici. Non toglieteli assolutamente, ragazzi, e vi dico anche subito il perché: non è che i fiori di Rapunzel si illuminano per magia, ovviamente dalla sua testa partono dei fili che si collegano a questi fiori, quindi se le smontate la pettinatura avrete i fili attaccati ai fiori e potrebbe essere veramente un problema, perché i fili sono nascosti ovviamente nella sua treccia, quindi mi raccomando non toglietegliela. Ecco, questa è la treccia sul retro, è fatta comunque molto bene, se volete potete anche mettergliela così, ovviamente non la vedrete che si illumina, però è sempre fatta molto bene e nasconde benissimo tutti i fili che ci sono all'interno. Rapunzel muove la sua testa, ma è un pochino dura e ovviamente passano dei fili in mezzo, quindi direi di stare molto attenti, è un po' delicata come bambola direi. Il suo abito è molto bello e fedele al film, e anche i suoi spuffi qui, qui ha addirittura una fettuccina con sopra dei ricami molto carini, addirittura il vestito è diviso in due parti, proprio come dovrebbe essere, e questa è la gonna che è un po' storta, dopo cercherò di raddrizzarla, ma come vedete è fatta molto molto bene. Ve la sto facendo vedere lentamente, molto lentamente, forse troppo lentamente. Sembra avere due strati, ma in realtà no, è un'illusione, però è un'illusione davvero ben riuscita e ben fatta. E la stoffa sembra quasi avere una buona qualità, che per essere del Disney Store, ragazzi, è davvero un gran complimento da parte mia, guardate. Wow!
Oh santo Dio! Hanno messo addirittura questa parte come diciamo di pizzo. È davvero difficile far star in piedi Rapunzel. Come potete vedere in primo luogo i suoi piedi non sono dritti, sono come se dovesse portare delle scarpe col tacco, quindi sta in punta di piedi. Io non ne ho tolto questa parte sotto perché voglio farle rimanere la gonna bella puffy, ma come potete vedere è bendable. Ragazzi, farla stare in piedi ogni volta è davvero un terno al lotto, sto sudando tutto quello che posso sudare. Madonna santa. Il suo braccio destro è bendable solamente qui al gomito, invece quello sinistro è bendable sia al gomito sia alla mano, perché non ha nessun filo che passa attraverso al suo braccio semplicemente. Quindi, come potete vedere, Rapunzel qui ha una cosa. Questa è la lucina LED, letteralmente, che accende poi la lanterna. È una lucina proprio, è come se lei in realtà fosse Iron Man. Vediamo come funziona, ok? Sperando che non crolli. Ti prego! Ok. Prendiamo la nostra lanterna, infiliamogliela nella mano e deve arrivare sopra a dove c'è la luce di Iron Man, giusto per essere precisi, ecco. Oh. E tra l'altro si sente davvero bene da questa bambola. Penso che sia una delle singing migliori che io abbia mai sentito. E tra l'altro mi piace che canti questa canzone, anche se il fatto che abbia la lanterna in mano, come ho già detto, è un po' strambo. Non capisco questa motivazione. Comunque ora spegnerò le luci e ve la farò vedere al buio, così da poter vedere bene gli effetti di luce, se non crolla ovviamente. Ragazzi, riproviamoci. Ho cambiato la luce di camera mia perché è multicolore, così è un pochino più neutra, giusto per farvi vedere i contorni della bambola. E ora proviamo a riazionarla. Flower, gleam and glow, let your power shine, make the clock reverse, bring back what once was mine, heal what has been hurt, change the fate's design, save what has been lost, bring back what once was mine. Ce l'abbiamo fatta, incredibile. Riaccendiamo le luci. Sono riuscita a mostrarvi alla bella e meglio, non benissimo, come funziona questa Rapunzel Deluxe Singing o Singing Deluxe Doll. Per esporla penso proprio che dovrete appoggiarla a un muro o comprare uno stand che regge bambole pesanti, perché purtroppo se no non starà mai in piedi da sola. Gli stand normali non servono, neanche quello di Goliope, che è una mostra alta, la conoscete benissimo. In ogni modo la trovo molto bella e molto dreamy, la canzone è bellissima e si sente benissimo. Io ve la consiglio anche come regalo di Natale, è un pochino difficile da trovare, almeno mi pare. Forse non è la cosa più semplice con cui giocare, quindi la consiglio a un pubblico già abbastanza adulto, perché non potete scioglierle i capelli, sarà difficile cambiarle vestito, quindi diciamo che forse è un pochino più da esposizione. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi. Come al solito io sono anche su Facebook e Instagram e non trovo forbice, era qui 30 secondi fa, non c'è, ricomparirà, spero. Oppure se ne è già andata in vacanza per Natale, no, spero di no, senza di me poi dove vuoi che vada e la tengo io in mano. Whatever. Quindi probabilmente sono io ad averla scordata da qualche parte. Fatemi sapere comunque come al solito tutto nella descrizione cosa pensate di questa Rapunzel, se l'acquisterete. Vi ringrazio tantissimo per seguirmi sempre, vi voglio bene e spero a domani. Ciao! Ce l'abbiamo fatta!